Poco conclusa al Pala Dionigi di Montecchio la partita di calcio 5 fra il Montecchio Calcio 5 e il Real Chiaravalle, vinta dal Montecchio per 5-2. La partita è valevole per il girone A della serie C2. Il Montecchio ha ottenuto un'importante vittoria che la proietta ai vertici della classifica del girone. La squadra di mister Castellini è scesa in campo con diverse assenze, schierava la seguente formazione: Mombello Federico in porta, Zavoli Lorenzo, D'Agostino Alessio, Berti Federico, Del Prete Luca, De Padova Pasquale, Messina Rosario, Sabatini Marco, Carboni Mattia. La partita è stata sbloccata subito all'inizio con un gol di D'Agostino ed era la premessa per una partita piuttosto ricca di trasformazioni. Invece il primo tempo è stato un primo tempo piuttosto monotono, dove al gol di D'Agostino non se ne sono aggiunti altri, e anche se la reazione del Real Chiaravalle è stata una reazione importante, diciamo che in questa fase dell'incontro la squadra di Montecchio è stata tenuta a galla da delle parate strepitose del portiere Mombello Federico. Il secondo tempo è stato sicuramente più bello, anche più ricco di emozioni e di realizzazioni. E il Montecchio ha subito il pareggio da parte di Papalini del Real Chiaravalle, poi ha messo a segno due reti con Zavoli ed Agostino, poi per il Real Chiaravalle ha accorciato le distanze Frulla e la partita è stata chiusa definitivamente da due gol di Messina e di nuovo di Zavoli. Zavoli, che va segnalato, ha disputato un'ottima partita ed è stato un po' l'emblema di una squadra che nel secondo tempo si è ritrovata e ha espresso un ottimo gioco. Come abbiamo già detto, il Montecchio Calcio 5 ha fatto un importante passo avanti portandosi a 26 punti in seconda posizione, a due sole lunghezze dalla coppia formata da Lomicioli Saltara, che ha perso il derby in casa contro l'Alma Juventus Fano, e del Futsal Chiaravalle, che invece ha avuto la meglio sui cugini di Montecchio della Folgore per 2-0. La Folgore Montecchio ovviamente dopo questo risultato mantiene il suo punteggio a quota 16. La prossima settimana seguiremo dal Pala Dionigi la Folgore Montecchio impegnata contro il Pinocchio, mentre Montecchio Calcio 5 sarà a Senigallia contro l'Audax Sant'Angelo. Alla fine della partita, come al solito, abbiamo voluto procedere con un'intervista e abbiamo intervistato Zavoli, uno dei protagonisti della vittoria del Montecchio. Siamo con Zavoli Lorenzo alla fine della partita che il Montecchio Calcio 5 ha vinto contro il Real Chiaravalle per 5-2. Una bellissima partita, Zavoli è stato uno dei protagonisti indiscussi, secondo me il migliore in campo. Grazie per i complimenti. Devo dire che abbiamo giocato una bella partita sicuramente. Ci siamo mossi bene, eravamo in pochi, quindi facevamo fatica a tenere il loro ritmo perché loro erano in 12. Noi eravamo... Beh, più fatica un po' al primo tempo, ma al secondo tempo le cose sono andate poi nel migliore dei modi. Sono calati anche loro, ho visto che qualcuno di loro non è entrato per niente, quindi magari le cose si sono livellate un po'. Scusa Lorenzo, dopo il derby vinto con la Folgore Montecchio, sì. La partita precedente vinta, se non ricordo male, a Fano, questa di nuovo vinta, ma dove vuole arrivare il Montecchio Calcio 5? Vogliamo arrivare in alto, possibilmente playoff. Noi giochiamo partita per partita, secondo me siamo consapevoli che le possiamo vincere tutte, perché credo che siamo una buona squadra. Chiaro che gli intoppi durante il percorso quali abbiamo avuti, però adesso stiamo crescendo, quindi sono fiducioso. Beh, sarebbe un bel riscatto anche per la società dopo la mancata promozione dell'anno scorso. Beh, sicuramente. Loro ci credono tutti, ci crediamo tutti, è l'obiettivo che vogliamo, poi non siamo neanche lontani dalla vetta. Consideriamo che eravamo, se non mi sbaglio, a 5 punti, quindi continua la marcia d'avvicinamento al primo posto. Ringraziamo Lorenzo, complimenti per la partita. Da www.cittafuturainfo, Stefano Gattoni, alla prossima.